Allora, stasera, buonasera a tutti, abbiamo Loreto Gabriele che dal Lazio, dal Basso Dell'Adriatico, Lazio, dalla zona di sì. Frosinone, viene a parlarci di un argomento che non è solito essere trattato, diciamo così, poche volte viene trattato, anche se alcuni degli operatori che vengono qui da noi hanno una funzione molteplice, quindi ci sono anche altri pranoterapeuti che sono venuti qui a fare corsi, seminari, però per quanto riguarda l'argomento che mi dicevi, mi hai anticipato, mi sembra si tratti di un qualcosa di innovativo e di nuovo. Quindi ti lascio la parola perché così hai modo di, insomma, di spiegare quali sono queste tipologie Ti di ringrazio. pranoterapia o comunque di pratica Energetico, esatto, energetica che tu energetico. usi. Allora, io volevo prima ringraziare Elena che mi ha dato la possibilità di conoscere Mauro e di stare qua stasera a parlare di questa dell'energia. Io purtroppo mi amo così come sono, pure i miei difetti amo. Non sono, nel parlare faccio un po' di fatica. Mi auguro, ecco, che vi chiedo scusa se l'italiano non è perfetto. Io ho cominciato all'età di 13 anni a avere le prime mie piccole percezioni. Andavo a dormire di sera, era d'estate, e avevo freddo la notte, avevo brividi. Questa cosa qua mi ha accompagnato per un po' di tempo. Una notte ho sentito dei rumori in camera da letto. Dopo un po' mi sono sentito qualcuno che mi toccava. Mi sono messo a gridare. Scusate perché quando io parlo di queste cose qua, rivivo quei momenti. Ho sofferto tantissimo per questa cosa. Veniva mia madre per rassicurarmi di quello che mi stava accadendo in quel momento. Ero ragazzino, avevo 13-14 anni. Questa cosa è andata avanti così. Dopo pure i sogni facevano parte di questo sistema. Spesso andavo con i miei genitori da qualche parte di quei posti, già li conoscevo tutto di quei posti. Ho parlato con il sacerdote, perché stavo facendo la cresima in quel periodo. Questo sacerdote qua mi fa: sei una persona buona. Ecco perché succedono queste cose, di stare tranquilli. Allora ho pensato di diventare un po' cattivo. Comprati i rauti e li buttavo le vecchiette e quello li litigavano a casa i miei genitori. Mia madre mi voleva portare a dormire con lei, me ne voleva andare, stava diventando ometto, non poteva andare a dormire con mia madre. E allora lei mi disse: accendi la luce, metti su scusa la luce in camera da letto. E così ho fatto. Pensavo di risolvere questo problema. Non ho risolto niente. Quando avevo quel freddo, quella vibrazione, mi svegliavo e vedevo delle ombre. Questa cosa è andata avanti per tanto tempo. Sono partito a fare il militare, come tutti i ragazzi di quell'epoca. E gli eventi sono cambiati. Sono cambiati perché riuscivo a capire quello che succedeva dopo 2 ore, 3 ore, era pazzesco. Un giorno stavo giocando a pallone con i miei ragazzi, i miei amici. Un ragazzo di quello là mi è uscito da rotolo, gridava tanto. Io sapevo già che veniva l'ambulanza, lo prendeva e per la strada prendeva un buco, per sotto di quell'ambulanza la rotola ritornava a posto. Io questo già lo sapevo. Mi sono congedato, ho fatto invitare a Milano. Ho preso il treno fino a Frosinone, ho preso l'autobus per tornare a casa. Prima di prendere l'autobus, ho pensato intensamente che avrei trovato la donna della mia vita e avrei avuto 2 figli. Sono entrato dentro l'autobus per cercare questa ragazza, ma erano 8 ragazzi. Così sono passati 2 mesi. Ho conosciuto una ragazza. Parlando con questa ragazza qua,
e gli ho raccontato che ho fatto il militare. Lei mi disse: ma io ti ho conosciuto, io ti ho visto dentro l'autobus. Dico: come mi hai visto? Sì, ma tu c'avevi una borsa gialla e una blu. Ho detto: sì, ero io. E così ci siamo innamorati. E oggi è mia moglie, che ho due figli. Ma non è finita qua. Perché che è successo? Una sera sono andata a una festa di quartiere. Io aspettavo lei, le donne si lasciano sempre aspettare un po'. L'ho vista che veniva verso di me, bella, i capelli ricci, abbronzata, un bel vestitino che portava. Mi fa lei a me: ti piaccio? Sì, sei bellissima, le dico io. Ma no, ti piace il vestitino che porto? Ma questo vestitino chissà da quando ce l'hai, le dico io. Ma che dici? Ma lei dice: ma che stai dicendo? L'ho comprato, mamma l'ha comprato 2 giorni fa per stasera. Camminando, ho detto: non possiamo andare avanti, là non ci possiamo passare. Guarda quel signore che c'ha quella maglietta bianca. Adesso lancia una monetina. Quella monetina andrà per terra e dà una spinta a quel signore che beve quella birra e si menano. E così è successo. Mia moglie, la ragazza, voleva sapere perché sapevo queste cose. Io ci ho raccontato in parte queste cose, perché tante cose non le sto raccontando. Pure stasera, però voglio dire le cose più che hanno cambiato un po' la mia vita. Così, quella sera, io ho raccontato queste cose a mia moglie. Lei è una donna di chiesa che andava tutte le domeniche in chiesa. E parlate con il sacerdote. Io ho detto: guarda, io ci ho parlato pure io, lascia stare, non serve a niente parlare con nessuno. E fa: no, no, io ci devo parlare. Ho parlato con questo signore, questo sacerdote, però no, hai sbagliato tu. E chi tu hai sbagliato io? Tu devi andare tutte le domeniche in chiesa. Andiamo in chiesa. Mi portava in chiesa e di pomeriggio andava nella cappellina a pregare, a dire il rosario. Io, a posto di stare con me, con questa ragazza, andavo facendo il pregino così, per modo di dire, pregino. E sono stati nati 2 eventi in quel periodo là, un po' toccanti. Una notte sono rimasto a dormire là da mia moglie. Un salone grande che entrava questa luce dentro, questo lampione che buttava questa luce dentro, e io stavo a dormire là da lei. Mi sono sentito toccare, però non avevo brividi. Ho aperto gli occhi, ho visto un angelo vicino a me. Sono passati altri giorni, altre domeniche. Andava sempre a questa cappellina a pregare, a dire il rosario. Io non volevo andarci più là, però mia moglie mi convinceva, la ragazza mia, a pregare, che mi davano una mano. Gesù mi dà una mano. No, mi sono come ho guardato dentro questa cappellina, ho visto Gesù bambino, l'ho visto vivo, che si muoveva. Mi sono messa a piangere, mi sono messa a correre. Gesù esiste, dopo chi crede o non crede non mi interessa. Così sono passati un po' di anni, ci siamo sposati. Io ho continuato sempre a dormire con la luce soffusa in camera da letto, ma il fondo di questa situazione non l'avevo ancora toccato. È successo a me. Stavo, dormivo, ho avuto più freddo del solito, freddo forte. Mi sono svegliato, scusate, mi sto rivivendo questa azione, questo momento, come l'ho vissuto in quel momento là. Mi sono svegliato così di scatto, ho sentito bussare alla mia porta. Si è aperta la porta, è entrato mio cognato dentro. Mio cognato era morto già di diversi mesi, anni prima. Io mi sono sentito male, tanta paura. Avevo paura tanto a dormire la notte. Non riuscivo più a essere tranquilli dentro.
mi veniva da piangere. Parlare di queste cose è difficile, e di parlare adesso mi si chiude la gola perché cose che le sto vivendo. Sono stati anni brutti questi. Che è successo dopo? Io non stavo al lavoro. La signora parla di energia. Sento questa signora parlare di energia. Mi sono e le ho chiesto gentilmente se io potevo parlare con lei privatamente, perché non volevo far sapere a nessuno di questa situazione che vivevo io. Lei mi dice di sì, parla con lei. Io dico, guarda, a me mi succede qualche cosa di strano. Le ho raccontato qualche cosetta che gli potevo raccontare. Lei mi fa, senti, ti posso far aiutare da un signore se vuoi. E così io le ho detto di sì. Sono passate 3-4 giorni. Mi arriva una telefonata che questo qua mi voleva conoscere. Vabbè, prima di andare a questo appuntamento, qua era il mese di gennaio, me lo ricordo come adesso, pioveva quella sera. Io mi sono andato a mettere a letto, mi sono ritrovato fuori casa, signori. Ma era giorno. Ho visto questo signore con la barba lunga e i capelli lunghi bianchi che si è avvicinato a me. Io ho passato tutta la notte a parlare con questo. Oggi non so che cosa le ho detto e cosa mi ha detto lui a me. Dopo la mattina mi sveglio e parlo con mia moglie. Mia moglie non crede a quello che gli dico io. Dice, ma che stai a dire? Sono passate altri giorni, vado a questo appuntamento a Roma, che abito a 100 km da Roma. Vado a Roma a aspettare che viene questo signore. Questo signore non mi ha fatto aspettare quasi un'oretta. Io volevo andare via da quel posto, ma qualche cosa che mi tratteneva a stare là. Ecco, l'ho visto. E non ti può capire un'altra volta come quella notte che ho visto. Io ho detto, ma tu a casa mia, ma che ci sei venuto a fare, scusa mia? Lui mi fa, un giorno capirai, tu energeticamente sei molto elevato. Io ho fatto un percorso con questo signore. È durato 7 anni, più 3 anni di vari livelli. Mi chiedeva sempre a me, ma tu dall'energia che cosa vuoi? Che ti serve? Io non sapevo rispondere. Perché quando sei umile e non ti interessa la ricchezza, ti serve la tranquillità dentro, non cerchi niente dall'energia. È il momento che ti dà tanto però. E lui mi diceva sempre queste cose qua, cosa vuoi dell'energia? Io potrei parlare ore di questo signore. Cosa mi ha dato? Mi ha aperto una strada, mi ha aperto la mia strada della mia consapevolezza, di quello che sono oggi. E un giorno mi fa, allora si può sapere cosa vuoi tu dall'energia? Tutti chiedono e vogliono qualcosa. Io ho sentito un caldo dentro dalla pancia che saliva e che ho trovato l'amore dentro di me. Mi guarda e mi fa, il tuo percorso è chiuso, è finito. Ho telefonato più volte, non mi rispondeva più al telefono. Potrei parlare fino a domani mattina di questa persona. Da allora sono passati 20 anni. Avete presente quando a un bambino la madre muore, ci manca qualcosa? A me mi mancava qualcosa, non riuscivo più ad andare avanti. Stavo per impazzire. Mi sono messo tutti i giorni a farmi trattamenti. 1 ora, 2 ore, sono arrivato fino a 5 ore, con gli occhi chiusi, tutti i giorni. Senza rendermi conto questo cambiamento che stava avvenendo dentro di me, energetico, molto forte. Noi, quando veniamo al mondo, scegliamo pure il posto dove andare a vivere. Ci causiamo pure i genitori dove andare a vivere. Io vorrei parlare... Quanto noi veniamo al mondo, perché c'è tanto da dire pure prima che veniamo al mondo, tanto c'è stato da dire qua. Però parliamo quando veniamo al mondo da 0 a 3 anni. Da 0 a 3 anni abbiamo tutti i chakra aperti. Abbiamo tutti i chakra aperti. Abbiamo quasi 3.000 punti di percezione addosso.
ne voglio parlare solo di due, che sono quelli più, diciamo, importanti, sono tutti importanti, ma hanno una valenza diversa questi due punti di percezione. Io le ho date dei numeri, perché non, se no come fai a capire? È quello dell'osso sacro, è il punto 8. E ci abbiamo un altro punto della genialità, che sta alla parte del cuore. C'è una procedura energetica che si possono fare ai bambini. Quella procedura là, quando viene fatta a quell'età, quei due punti energetici restano aperti a vita. Significa che quella persona che c'è quel punto aperto della genialità è il leader e può tirare benessere, ricchezza, è il leader di tutto quello che fa. E questi punti sono importanti. C'è pure chakra però aperti. Io ho parlato con tantissime persone, sento tante cose. E dopo vi dico perché è così per me. Noi abbiamo questi sette chakra, ma non sono sette chakra. Ci abbiamo quelli di polpastrella delle mani, quelli dei piedi. E abbiamo un altro due chakra nascosti che nessuno parla mai. Questi chakra nascosti stimolano di tutti i giorni, è come un rubinetto. Quando aprite quel rubinetto esce l'acqua? Sì, ma aprilo di più, esce tanta energia, ragazzi, è pazzesco. Basta farsi delle procedure, dopo spiego come nascono pure le procedure, perché mi potete dire, ma che stai dicendo? Questi chakra qua si chiudono dopo 3 anni. Perché si chiudono? Perché siamo condizionati dai nostri genitori, dalla mamma, perché la mamma che fa? Con i sottopensieri, che pensa di ti condiziona, in automatico si chiudono quei chakra. Può restare un chakra aperto, come è successo a me. Quel chakra aperto che è successo a me, mi ha fatto vivere male per un po'. Cominciano le percezioni, dopo i 13 anni. Perché noi abbiamo 4 campi energetici potentissimi, uno ogni 13 anni. Quei 13 anni che noi, il nostro campo energetico è molto compatto, non sentiamo stanchezza, non sentiamo niente. Dopo ci abbiamo un campo energetico uno ogni anno, fino a 52 anni. Dopo, da 52 anni in su, uno ogni anno. E questo campo energetico ti butta giù. Come vi butta giù questo campo energetico? Ve lo spiego subito. Sono i sogni. Perché i sogni hanno una valenza. Però prima di parlare dei sogni, che è un bel argomento, vorrei parlare dell'intento, di come costruiamo noi la nostra vita. Noi costruiamo la nostra vita dalla mattina fino a dopo 3 mesi. Quelle parole, quel modo di parlare accadono. E vi spiego come. Io penso di fare una vincita, gioco, e dopo un po' penso, dice, ma questi soldi come li spendo? È una controindicazione che ci mettiamo vicino, distruggiamo quello che noi abbiamo creato. Il corretto pensare, il corretto parlare è importante, ragazzi. Allora ti costruisci la vita in quel modo là, con gli intenti, e non solo. Noi ci abbiamo, da quando veniamo al mondo, alla fine, pure quando dobbiamo morire, di che cosa dobbiamo morire? Di trauma, di incidente, morte brusca, c'è tutto scritto. Qua c'è tanto da dire, di entrare nei particolari, ma io vado un po' più sopra, perché dovrei parlare della pancia, dovrei parlare di alcuni chakra che funzionano in un certo modo, però se parlo di questo qua perdo un po' il filo. Si dovrebbe fare ogni singola cosa un discorso per capire, però io sto solo spolverando un po' sopra tutto, i nostri campi energetici e tutto il discorso. Dopo che cosa succede dopo 52 anni? Cominciamo a sognare. Quei sogni, ci sono dei sogni astratti che non danno fastidio. Ci sono i sogni consapevoli che noi possiamo fare con alcune procedure energetiche e indurci quel sogno, portarci quel sogno. Quel sogno là lo possiamo creare noi. Dopo ci abbiamo il sogno con gli incubi. Che succede? Se la mattina vi svegliate alle 5, non vi dovete raddormentare, specialmente chi ha 52 anni in su,
perché sognate più con facilità, e quando sognate, quei parassiti energetici vi distruggono, vi danno stanchezza, non ce la fate a camminare, vi sentite una spassatezza addosso, è dovuto a quel sistema energetico, perché dovete bisogna scendere, ragazzi, energeticamente. Allora noi quei parassiti energetici ce li abbiamo di notte, perché l'energia è bassa. Di giorno che ci abbiamo? Di giorno ci abbiamo a contatto con le persone, stiamo in mezzo alla gente, quell'energia, quelle vibrazioni a noi danno fastidio. Sembra non succede niente, ma succedono le cose. E allora ti mette quella pesantezza, quel mal di testa. Ci sono delle procedure per sciogliere tutto questo. Con 3 minuti la persona si ripulisce energeticamente. E questo è un sogno. Dopo c'è un'altra cosa che si può fare, l'uscita dal corpo, vera e propria. Ci serve un'energia molto forte, ma si può fare, si può fare. Io adesso mi fermo un attimo di parlare di questo, perché voglio riprendere un punto molto importante delle procedure, perché qualcuno di voi mi potrebbe dire come nascono le procedure. È una domanda semplice che qualcuno di voi se lo può chiedere. Come fai a fare queste procedure? Allora, dovete sapere una cosa molto importante. Ognuno di noi ha le sue percezioni. Chi percepisce di un modo, chi percepisce di un altro. Le percezioni sono vere, per quella persona sono vere. Per un'altra persona è come chakra. Chi dice ce ne abbiamo 7, chi ce ne abbiamo 8, chi ce ne abbiamo quello, ce ne abbiamo quell'altro. Allora che succede? Io faccio 3 ore al giorno di trattamenti su di me tutti i giorni con gli occhi chiusi, più faccio 20 trattamenti al giorno e sto sempre a livello energetico molto elevato. Se io ho un orologio biologico dentro di me, che fa questo orologio qua? So il tempo che sto facendo un trattamento a un signore che 20 minuti, in automatico so che sono passati 20 minuti per quanto ne faccio di questi trattamenti. Però, quando faccio questi trattamenti, che succede? Noi abbiamo 4 centri di consapevolezza, molto importanti. Come siamo energeticamente, come siamo noi, abbiamo 7 chakra, alle porpastelle e ai piedi, abbiamo la parte del tantien, della pancia, dei cerchi energetici, sono le vite. Questo è un altro discorso molto lungo, che non vorrei affrontare perché sennò qua stiamo fino a domani mattina. Vorrei parlare invece del nucleo energetico. Del nucleo energetico. Perché del nucleo energetico? Come nascono le percezioni, come nascono le procedure energetiche? Allora, quando io vado a fare un trattamento a una persona, succede a 7-8 persone dentro la giornata, io sto in silenzio. Se si allineano tutti i punti di le consapevolezze energetiche, il mio cervello si blocca per 15 secondi, massimo 18 secondi. In quel momento là io percepisco e vedo tutto quello che la persona è composta energeticamente, perché tante persone si credono col terzo occhio, che il terzo occhio è l'ana chakra, si credono che vedono, non vedono niente. Perché ve lo dico io? Perché non vedono niente. Là possono avere solo una percezione del sistema. Però per vedere è un'altra cosa. Allora noi abbiamo un punto importante dietro le spalle. Lo chiamiamo punto di assemblaggio. È un disco energetico di colore giallo. E io l'ho visto parecchie volte. Che fa questo disco qua? Quando noi facciamo un trattamento e la persona ha addosso vibrazioni, freddo, caldo, è perché si muove quel punto. Si muove quel punto e va a dare più luce a quel punto là. E la persona ha vibrazioni. Io quando ho fatto dei trattamenti e vedo quel punto che al signore va alla pancia, io ritorno a casa, chiamo 4-5 persone, amici miei che conosco, che gli faccio i trattamenti. Mi dispiace di parlare così, li faccio come le cavie. Gli dico, per favore, potete chiudere gli occhi? Loro chiudono gli occhi. E gli dico, facciamo un giochetto. Io sposto il loro punto di assemblaggio alla pancia. E io, da me, nel modo di parlare, non con la mente, con la pancia, che mi vibra,
riesco a rafforzare quel tipo di procedura. E vi spiego come. Vogliamo fare un giochetto, se vi fa piacere, così potete capire cosa sto dicendo. Se voi vi mettete le mani aperte, chi vuole fare questo gioco? Aperte sulle gambe, così, guarda, così, tutti voi. Allora, se potete togliervi gli occhiali, ve lo chiedo gentilmente, perché un po' mal di testa ci potrebbe stare. Mettete le mani così, eh. Io adesso ho tutti i miei chakra aperti. Se voi mi guardate qua, tutti quanti, adesso, e ripetete queste parole, perché l'ho fatta a te questo discorso, questo giochetto, e ripetete queste parole, energia, mentalmente, energia, massaggimi i miei piedi, ditelo mentalmente, continuate così, cominciate a sentire formicolio sotto la pianta dei piedi, giusto? Poco, c'è formicolio. Se avete i punti di percezione, i punti di fuoco accesi, sentite tutti questi movimenti. Che vi sale? Giusto? Ci c'ha quel fermicolio? Più di qualcuno? Lei? Lei? Avete questo? Caldo. Benissimo. O caldo o freddo. Ho spostato con l'intento mio il punto d'assemblaggio di ognuno di voi. E avete questo formicolio che vi sale. Se io mi faccio una passeggiata fuori e camminando, dico energia, massaggimi i miei piedi, questa procedura, io sento formicolio dai piedi, dopo un po' li sento fino alla testa. Mi massaggio tutto il mio corpo, energeticamente, su tutti i punti di percezione. Allora, perché ho fatto questa cosa? Sentite questo formicolio che vi sale? È molto bello. Ho fatto questo sistema energetico perché più di qualcuno mi diceva: ma tu come fai a fare queste cose? Non ci vuole niente a fare queste cose, signore. Basta fare un po' di trattamenti particolari energetici, aprire dei canali energetici e la persona ha un benessere molto forte addosso. Ho fatto tante cose nella mia vita. Mi sono divertito pure a fare dei corsi a persone. Ho fatto il Reiki, ho fatto altre discipline energetiche. L'ultima che ho fatto, ho speso pure un bel po' di soldi, mi sono andato a fare un corso di pranoterapia. Lui non sapeva niente di quello che sapevo fare io. E l'ho visto all'opera, mi veniva da piangere. Rispetto il suo lavoro, per carità, lo rispetto. Unendo queste due cose insieme, la pranoterapia e l'energia, è un cocktail energetico molto potente. La persona, tutti possono fare queste cose. Si possono fare i trattamenti dalla mattina alla sera pure quando camminano per strada. Perché con questo sistema qua si va a stimolare forte l'intento, la consapevolezza, l'attenzione, il flusso energetico. E soprattutto alzare le nostre percezioni, oltre le percezioni, le nostre vibrazioni. Io ho fatto questa cosa. Qualcuno di voi si può chiedere perché a questa età, io ho 61 anni, perché a questa età fai queste cose? Io ho reso semplice questo sistema, perché per ottenere un piccolo risultato energetico ci vuole tanto lavoro. Così, con poco tempo, la persona può fare tutto su di sé, senza mai condizionare nessuno. Le persone vanno lasciate libere di evolversi quello che vogliono fare nella loro vita. Se domani venite tutti qua, io vi regalo un trattamento a testa, mi fate un'offerta e io vi faccio percepire ancora di più la mia energia. Non è la mia energia. Tante persone pensano è la mia energia, non è la mia energia. Bisogna saper convogliare l'energia dell'universo, della terra, delle piante, tutto quello che c'è intorno.
se siamo in grado di poter fare queste cose qua, è tutto molto bello. Volevo dire un'altra cosa importante per le donne. Ci stanno tante mamme qua dentro. A dire al figlio, stai attento quando esci. Non serve. Perché voi siete collegati finché uno va avanti con la vita. Quel cordone ombelicale ai vostri figli. Basta una piccola procedura di 3 minuti, aprendo le mani, parlando in un certo modo, vi vibra la pancia e fate i trattamenti ai vostri figli. Così li potete allineare energeticamente. Non dovete dire stai attento, chi frequenti, chi non frequenti. No, non serve a niente, sentitemi almeno. Basta aprire le mani. 2 minuti, un trattamento che dura ore. Ogni intento che si manda energeticamente con tutti i canali aperti, parliamo di un'ora di trattamento. Non parliamo di 10 minuti. Se io ho una cervicale o una lombocefalgia che mi viene da ridere, cioè se io mi devo fare un trattamento, io dopo 10 minuti devo stare bene. Non posso pensare che devo stare male dopo. Scusate che l'italiano è andato un po' ballerino così. Domande? Lo vedo un po' tutti così, perché però, prego. La questione del cordone funziona anche il contrario. Io sono solo figlia per adesso, Ah. funziona anche da Ecco, figlia, la faccio da mamma madre. può, allora, no, non lo puoi fare. Non lo puoi fare perché energeticamente andresti a prendere la pesantezza di tua madre. A contrario, no, è la madre che può fare il trattamento Mia alla madre che figlia. dà. Eh sì, perché farla a mamma un trattamento del genere, no, perché lei, io l'ho fatto su alcune persone, ho sperimentato tanto, e quelle persone là prendevano questa pesantezza addosso. Una volta ho fatto un trattamento a una signora, che lei faceva il trattamento al marito per farlo stare bene, per andare avanti. E un giorno mi chiama, mi dice: Loreto, ma io non ce la faccio nemmeno più a camminare, non so che cosa mi sta succedendo. E ma che stai facendo? E sto facendo i trattamenti a mio marito, così sta un po' più sopra. Ho detto: no, fermati un attimo, lascia aperto. Sapete come è andata a finire? Dopo 2 giorni ha preso un infarto quello. Cioè, perché la madre stava prendendo quella pesantezza del marito. E allora i trattamenti li puoi fare a tuo figlio. Pure se sta distante, non succede niente. Basta aprire le mani e vibra tutta la pancia, tutto l'utero vibra. È pazzesco quello che sto per dire. E lui dall'altra parte percepisce queste cose. Ma devi trasmettere un pensiero? No, basta che pensi che puoi allineare la direzione della vita. Perché E cosa si deve pensare? niente, ci sono delle procedure energetiche, bastano 5 minuti. Se lei viene domani te ne faccio una così puoi capire cosa sto parlando. E puoi fare questi trattamenti a distanza senza vedere questo bambino e lui si allinea alla direzione della vita. Perché parlare, delle volte io preferisco più il silenzio, perché il silenzio è potere, energeticamente è potere. Quando vai a parlare con una persona o con un figlio, allora questi ragazzi di oggi sono un po' più ballerini, e allora bisogna darci la direzione della vita solo con il silenzio, aprendo le mani. Perché la direzione della vita si parte dalle gambe. Sono dei punti molto importanti alle gambe. E questi ragazzi, basta che gli fai un trattamento per dirti, le gambe si muovono. Invece, quando si fa quel tipo di trattamento, le gambe vengono ben messe per terra. Se mettete le gambe poggiate per terra, vi faccio capire. Proviamo, è un gioco. Non so, scusami. Scusami. Io faccio una cosa a voi adesso. A tutti, a queste, cioè, dove, sicuramente sentite le gambe più pesanti. Se vede una direzione della vita, dopo sta chi questi punti di percezione sono chiusi, allora funziona un po' di meno. Però è un gioco.
le gambe più sta più le sentite pesanti, giusto? Sentite le gambe pesanti, vero? Ecco, io sono andato a un punto di percezione per dare fermezza alla vostra vita, e più sta più le gambe si sentono pesanti. Togliamo tutto. Altre domande ci sono? Di che cosa devo parlare? Ma continui sempre a vedere il futuro immediato. Allora, io questa cosa qua, per esempio, ho visto alcune cose della mia vita. Ti dico la verità, il futuro lo creiamo noi giorno per giorno. È indubbio. Creiamo con l'affermazione giorno per giorno quello che succede fra 3 mesi. L'unica cosa che io sono andato a curiosare nella mia vita, e ho sbagliato, non lo rifarei mai più, sono andato a vedere quando io finisco di vivere. E ho visto purtroppo pure quella di mia moglie. E io l'ho detta a mia moglie e lei ci è rimasta un po' male. Perché dovrebbe morire prima lei, vabbè, comunque. E da poco conto. È una donna eccezionale, mia moglie. Niente, l'energia mi è cambiata la mia vita. All'inizio, fino a 32-33 anni, avevo paura di tutto, pure di parlare di queste cose. Quando ho capito che la paura è fatta di niente e noi siamo stupendi dentro, mi voglio bene, mi amo, pure ho tanti difetti, mi amo così come sono. Di trattamenti ne faccio tanto, a tantissime persone. Ogni persona mi ha lasciato qualcosa. I soldi non li cerco, perché i soldi io cerco, a me mi piace il bello, mi piace la prosperità, non dovete mai chiedere soldi, che non vi arriveranno mai, perché le controindicazioni che mettete vicino vi rovinano. Allora pensate che vi piace il bello, pensate che vi piace la vostra prosperità, e la cosa importante è vivere sempre il momento presente. Io stasera stavo un po' agitato, perché è la prima volta che parlo così apertamente della mia vita, così in pubblico. Dopo mi sono tranquillizzato. Pensate, è un gioco. Tutto è un gioco. Bisogna essere veri. Tutto qua. Io ho finito. Se ci sono domande, me le fate. Domani io sarò qua tutta la giornata. Vi faccio i trattamenti a tutti. Mi fate un'offerta. Quello che volete. Ci puoi parlare del maestro, quello dei 7 anni, che retroterra aveva, che scuola era? Ma questo qua è fatto una scuola issena. Ah, ok. È fatta un'ottima scuola, purtroppo adesso forse sta a dolce vita. È una persona eccezionale, a me mi ha dato tanto, mi ha dato tanta consapevolezza. Io non chiedevo niente. L'unica cosa che ricordo sempre è che tutti chiedevano qualcosa ai miei amici. Chi voleva un potere, chi voleva le donne, chi voleva le macchine, chi voleva quello. A me non mi passava nemmeno per l'anticamera del cervello di chiedere qualche cosa con l'energia, perché io già avevo tutto. E quel percorso là mi ha fatto capire tanto. Però mi ha messo tanta paura dopo, perché quando si resta soli, e là io ho lavorato tantissimo su di me. Ti dico solo una cosa, ho spinto l'energia al massimo, sono andato a finire 3 volte in ospedale. Una volta ho fatto un trattamento particolare, ho mandato un intento, perché noi possiamo mandare gli intenti con la pancia. È corretto pensare, è corretto parlare, è potere. Ho mandato questo intento così forte e ho sentito il mio cervello che si chiudeva a riccio così. Mia moglie è dovuta chiamare l'ambulanza. Mi hanno portato all'ospedale di Frosinone. Mi hanno fatto un attacco. E il medico ha detto, ma che ti sei combinato? Io quell'energia non l'ho mandata fuori, l'ho tenuta dentro. Dopo ho telefonato a un carissimo amico mio, gli ho spiegato questa cosa. Lui mi ha detto, lascia andare questa energia. E sono stato bene.
L'altra volta ho fatto. Ma che vuol dire lasciare andare? Perché noi quando mandiamo degli intenti con la pancia, vibriamo con la pancia, e questo intento che ho mandato io è molto particolare. La pancia, scusa, come primo cervello, nel senso pancia intestino, dici? Esatto, come diciamo centro di consapevolezza. Quello lo puoi fare vibrare e mandare degli intenti, perché noi parliamo di solo sempre col cervello, però se noi mandiamo un intento con la pancia, un esempio, è corretto per parlare, io chiedo, voglio e comando di espandere la mia energia o di avere qualcosa. E questo qua è importante. E che cosa stavo parlando? L'intento della pancia. L'intento della pancia. Io sono andato a finire un'altra volta all'ospedale perché mi sono causato un attacco di cardia micidiale e mi volevano cardiovertire. Stavo quasi a 200. E perché ho fatto questo? Perché io non posso reggere più di tot i trattamenti. Ho fatto un tipo di trattamento particolare, energetici, 3 ore e mezza. Il mio cervello è andato in tilt, perché il corpo ti deve fermare. Gli esperimenti addosso ne ho fatti tanti. Un'altra volta mi sono collassato, un'altra volta mi sono creato un problema sulla schiena. E l'ultimo l'ho fatto prima di venire qua, ho avuto una forte tachicardia perché ho scaricato, ho fatto tanti trattamenti per una cosa mia energetica. E là è nata tachicardia perché ho esagerato quasi 3 ore e mezza sotto trattamento. Noi parliamo di trattamenti molto forti, è come quelle delle vibrazioni della, diciamo, dei piedi molto accelerati che ti viene dalla pancia, dallo stomaco. Il fisico lo reggi fino a un certo punto, dopo ti devi fermare. Io ho portato al massimo questo sistema. Mi ricordo una cosa particolare che la signora che stava con me ha detto: tu sei matto. Io per un attimo ho bloccato il mio cuore con il monitor messo vicino, oppure per farti andare la pressione, abbassarsi su stupidaggine. Però si può fare tutto questo. E una volta avevo deciso di morire. Sì, e qual è il problema? Perché non ho paura di niente. Ho spinto per fare una cosa del genere. Ma è successo qualcosa dentro di me che mi ha bloccato energeticamente. Però si può fare tutto. Cioè uno può anche decidere di morire? Sì. Ma questo lo fanno i matti. Come? I matti lo fanno. Io ho fatto una cosa del genere perché nella mia vita io ho avuto tutto, c'ho tutto, capisci cosa voglio dirti? Volevo provare altre sensazioni diverse perché la morte non esiste. La morte è solo un passaggio energetico. È uno stato di coscienza. Esatto. Cioè al momento che moriamo c'è un cambiamento. Cioè il nostro stato di coscienza deciderà. Esatto, noi quando per esempio queste procedure sono importanti pure dopo la morte, forse saranno più importanti dopo la morte che da vivi. Sì, infatti, ce lo facciamo qua, corpo. Perché, è un'ipotesi. No, è così. Io, signore, no, è un'ipotesi, le spiego subito una cosa. Quando muore qualcuno e me lo dicono, io gli faccio i trattamenti, dice: ma sei matto, fai i trattamenti ai morti. Gli faccio i trattamenti. Se la persona sta là vicino, mette le mani sul torace di questo morto, sente l'energia, sente l'aria che esce, l'anima. Dici, ci sono 3 giorni, no? Sono 3 giorni, però con questo trattamento qua si accelera. Allora, mettendo le mani così addosso alla salma, senti l'aria, senti il fresco che ti avvolge, che esce con molta forza. Molta? Poi esce. Molta energia del corpo. E quel trattamento là, diciamo, funziona più da morti che da vivo, dico io. Sono ottimi, perché noi quando moriamo dobbiamo fare un tipo di percorso energetico molto potente. Se abbiamo la forza energetica, allora possiamo fare un tipo di passaggio molto forte, se no possiamo girare qua in questa dimensione milioni e milioni di anni.
Magari lo conosce Amedeo Rotondi? No. Ah. Un altro che mi fa venire in mente è Bruno Gröning. Non lo so perché io... Non lo dico nel senso che appunto con l'energia è molto pratica, perché a meno di diagnosi che si sia autocombusto gli organi interni. Sì, 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 sì. Perché non poteva buttare fuori l'energia essendo incarcerato. Sì, 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 me l'hai raccontato, sì. Sì, questo può essere, no? Sì, può essere, ma voglio dire un'altra cosa. I miracoli non lo fa nessuno, li facciamo noi. Attenda. Su quello penso proprio di sì. I miracoli, non è che noi facciamo i miracoli noi che ce li fa Gesù. No, ragazzi, no. I miracoli li facciamo noi. Io una volta vi voglio raccontare questa cosa molto bella. Mi chiama una signora. Daniela mi dice: Loredo, c'ho mia cugina che sta all'ospedale, è grave, la devono riportare a casa, è malata terminale. Ma io vado là a trovare questa signora, non mi volevano fare entrare dentro perché devi andare tutto bello aggiustato. E io ho fatto una cosa, sono entrato dentro, l'ho vista, lei tutta che ne in bocca, bottiglie, quello, quell'altro. Le faccio io: fra una settimana stai giù, sei morta? Sì, lo so, mia mamma è andata a casa a prepararmi il letto per riportarmi. Ah, è andata a casa tua a riportarti il letto, sì. E tu che vuoi fare? Vuoi morire? Mio marito mi ha lasciato, c'ho due figli. Ma che vuoi fare? Io ti posso insegnare delle procedure energetiche molto potenti, te le lascio. Però io non ti posso, io non ti guarisco, attenta. Io non ti posso aiutare solo energeticamente a capire come devi fare tu, ma se il tuo, se gli anelli energetici hanno deciso che devi morire, quella della pancia, io non ti posso fare niente, però tu puoi cambiare la tua vita se vuoi, con l'intento tuo, non con il mio, le ho detto, perché i miracoli non li faccio io. Lei mi ha detto: sì, facciamo qualcosa, va bene. Gli ho lasciato delle procedure, quello che stavo dicendo prima, e questa signora qua ha cominciato a farsi i trattamenti. Lei mi dice: quanto ti devo dare? Ma non mi devi dare niente, mi devi offrire una pizza se esci da qua. Va bene, tutto bello fatto. E che ha fatto questa signora? Si è cominciata a fare queste procedure tutti i giorni. Oh, la chemio, la radio gli faceva effetto. Poi sapete come è andata a finire? La dovevano riportare dopo, il giorno dopo a casa, che doveva morire. È uscita fuori da questo sistema. Tutto addosso, non aveva più niente, le terapie, la chemio, la radio, ha fatto tutto effetto, perfetto. La chiamo, gli dico: allora questa pizza me la vuoi offrire? La farei a me? Ma io, sì, ci possiamo andare tale giorno, va bene. Io aspetto quel giorno per mandarmi la pizza, mi chiama, dice: non posso venire. Perché non puoi venire? No, ma si è fatto un po' tardi, se ti ho capito, non lo so io perché non puoi venire. Ci ho detto: perché te devi fare i capelli, te devi fare quell'altro e non vieni. Ho capito, ma mi è distrutta una serata, gli dico, ma così non si fa. Ma no, no, vediamo un'altra volta. Prendo il telefono e te prendo quel numero di telefono, perché ho visto che mi stava prendendo in giro. Non l'ho cercata più. Lei è uscita dall'ospedale. Sono passati 4-5 anni. Viene una dottoressa a casa. Mi dice: cioè, mia sorella c'ha un tumore al seno. Mi puoi dare un aiuto, un sostegno energetico per mia sorella? Sì, vado a casa sua. Vado a casa sua, questa è un'architetta, è morta. Vado a casa sua e parlando così mi fa: ma io non ci credo a queste cose. Ma dico io: io non voglio niente, perché le persone che hanno delle malattie importanti non mi devo dare nemmeno una lira, non li voglio i soldi, perché ne portano tante tante ai medici, a me non mi servono. Non li voglio i soldi. Se uno c'ha un tumore, c'ha qualche cosa, io faccio pure 100 km con la macchina, non prendo un euro. Non sto scherzando. Mi dovete credere a quello che sto dicendo. E allora, lo farei a me? Io ho due piccoli nodoli al seno. Me li faccio io, ti posso fare un tipo di lavoro energetico, però io penso se è così va bene. Però posso farti qualcosa. Lei mi fa di sì. Gli faccio una cosa e gli dico: senti signorina, ce n'hai tre. Due più grandi e uno più piccoli. Ma fa lei a me: hai visto, tu non ci posso credere a quello che stai dicendo. Per me ce n'hai tre, signora.
lei non credeva a quello che io gli stavo dicendo. Me ne vado. Problema suo, faccio io. E scendo giù per Isola, a questo paese passo. Mi arriva la telefonata, era la dottoressa. Mi fa, Loreto, io sono andata a riprendere queste nuove analisi che aveva fatto l'ATAC, queste cose qua. Hai ragione tu, ne sono tre. Uno è piccolo. Mia sorella vuole fare qualcosa con te. Abbiamo cominciato a farsi trattamento, questa cosa andava benino, però ancora. Ecco che facendo questi trattamenti a questa signora è successo che gli dicevo io, per me io percepisco il giorno che ti opereranno, ti toglieranno il seno, ma non troveranno più niente. Ecco che fa l'attacco, fa tutto perché lavora in ospedale, tutte queste. E mi fa lei, mi ha visto, sbagliato, qua io ancora c'ho queste cose. Dico, speriamo che alla fine vedrai che si scioglierà tutto. L'hanno operata e là stavano la sorella e la nipote in sala operatoria. Ma qua non c'è più niente, però non risultavano più quel tumore. Questa signora è uscita fuori da questo sistema. Dopo il suo modo di parlare, perché il compagno purtroppo se ne è trovata un'altra, lei è andata un po' in depressione, ecco, è fatta. Lei ha cominciato a parlare non bene come prima, parlava che non ce la faceva più, questa vita che faceva non era buona, è riuscito il tumore. Questo tumore è molto forte. Lei è morta dopo. E voglio finire a raccontare questa storia perché è molto, molto bella per me. E allora, dico, come faccio a far convincere questa signora che si deve fare i trattamenti? Ma stava così bene. Stavo tagliando l'erba a mezzo al giardino. Mi metto a pensare intensamente a quella signora che gli avevo fatto quei trattamenti, che mi dovevo offrire la pizza, vi ricordate? Ve l'ho detto prima. Taglia questa cosa. Dopo 2 o 3 giorni mi squilla il telefono. Era lei. Mi fa lei. Sono andato in chiesa stamattina, tutti i brividi addosso, mi sono messo a pensare a te, ti ho chiamato. Gli dico dentro di me, o mi chiamavi tu. Gli faccio io, senti, a me mi serve una cortesia. Puoi venire per favore a parlare con la signora così così? Gli ho spiegato tutto il sistema, ma fa lei, si vengo. Gli dico, ti raccomando, non facciamo la seconda, che mi fai aspettare che non vieni. E sono andato a questo appuntamento. Stavo a aspettare questa signora che veniva. Io sono sceso dalla macchina, camminavo come un matto. Dopo un quarto d'ora, questa ancora non doveva venire, sta signora. Mi fa a me, ma ti sei calmato un po'? Stavo all'altra parte della strada. Non la riconoscevo. Bella, bionda, bella. Ma fa lei a me, eccomi qua. E siamo andati a parlare con questa signora. Lei portava le foto. Si piangeva là. Mi ha detto una cosa molto bella. Ha detto, Loreto mi ha aiutato, mi ha dato delle procedure importanti, il lavoro l'ho fatto io, però. Il miracolo l'ho fatto io, non l'ho fatto Loreto. C'erano le foto. E purtroppo quest'altra signora è morta. Io quando l'andavo a trovare, mi diceva, a me mi vedo i piedi fuori dal letto. Era contenta di morire. E la vita che è questa. Quindi quando uno ha deciso che non vuole più stare a questo mondo, non lo fede. Sì, perché quegli intenti, mandato con la pancia, perché noi abbiamo un cono dentro la pancia, tutti anelli energetici, che quando vibrano quegli anelli là, creano delle scintille energetiche, e vanno a colpire i nostri organi. Se quel sistema là è molto forte, allora vengono delle malattie importanti. Però vi devo dire una cosa che prima non ho detto. Noi energeticamente abbiamo 9 mantelli energetici, che abbiamo oltre 3.000 punti di percezione. E abbiamo questo cono dentro la pancia, che tu ti cerchi, tutte le nostre vite. Noi quando ci arrabbiamo, o abbiamo un'emozione forte, oppure delle vibrazioni, non si riesce a capire perché, quegli anelli vibrano, escono queste scintille.
e ti vanno a colpire. Ci sono dei trattamenti che si entra dentro questi anelli, si può entrare energeticamente, riarmonizzare quell'anello e la persona ha un benessere fisico notevole. Per esempio, so fare l'ipnosi rapida, quella di 3 minuti, lo potrei addormentare tutti quanti. Però non si può fare, non è legale. Tipo ipnosi regressiva? Quella è un'altra cosa. Sì, lo so. Sì, quella, cioè, quella, cioè, quella regressiva, so che è ovvio, no? Ci vuole, ma voglio dire, va, sì, in quella direzione. Sì, ma cioè, quella rapida, diciamo, con 3 minuti ti addormenti. Quella è trans. Quella è molto, quella però non si può fare, non è legale. Perché non è legale? Non lo so, perché la legge italiana non si può fare, lo possono fare dei medici solamente, però persone su, come me non lo possono fare. Su YouTube si vede, cioè, per esempio Filippo Carsi, mi sembra che si chiama, ogni tanto ne esce fuori qualcuna e c'è tipo una medium sul letto, eccetera, e ti dice, ti analizza tutte le situazioni, sì, sì, significate le cose. Io per esempio faccio quell'altra regressiva diversa, no? Quella la faccio volentieri, però con l'altra non la faccio più, perché quando ho scoperto, qualcuno mi ha detto che rischiavo tanto e non l'ho fatto. Certo. Invece con l'altro sistema là, quella, allora non l'ho fatta e mi piace di farla, dopo un quarto d'ora, 20 minuti la persona si addormenta e sogna le vite che ha vissuto. E tu vai a ritrovare le vite. Dopo, io una volta ho fatto una cosa di questa a una signora e lei è vissuto è andata a rivedere una vita che dopo lei ci è andata, dopo, a vedere questo castello, queste cose qua. Però si può fare quello, si tolgono pure dei blocchi fisici. Dove non si può fare niente sui dogmi, i dogmi non vanno lasciati così. Blocchi psicologici. No, quello è un altro discorso. E blocchi fisici? Cioè, blocchi fisici potrebbe essere che ti possa dire un pensiero di una situazione, oppure un mal di pancia che delle volte ce l'hai sempre, oppure una gastrite che ce l'hai per tanto tempo e non la puoi togliere. E allora è un anello energetico che è uscito, un filamento energetico che ti va a colpire lo stomaco. Là si può fare tanto su quel cerchio energetico. Si va a sciogliere quel filamento. Per esempio, ci sono delle procedure molto belle che si va alle sofferenze della persona, perché noi abbiamo tante sofferenze, le accumuliamo dentro, si possono pulire queste sofferenze, la persona ha un benessere fisico, e però questo trattamento qua, una volta che viene fatto, la persona dopo gli viene sonno, gli viene stanchezza, si fa riposare. È così. Si può entrare dove origina il pensiero, per togliere dei pensieri non corretti si può entrare benissimo, sempre che se la persona vuole. Si può fare un altro tipo di trattamento, per me delle volte mi viene da ridere, quando uno piglia una fissazione per un uomo e per una donna, sono stupidaggi. Perché c'è perché noi, quando fare l'amore non è un peccato, bisognerebbe fare l'amore. Non è un peccato, però ci abbiamo dei dogmi dentro, dei pensieri, dei sensi di colpa che distruggono. I pensieri limitanti. Esatto, si distruggono. E allora c'è una procedura in particolare, si vanno a sciogliere quei legamenti che ci sono stati, quel rapporto sessuale che c'è. Dei tagli energetici, quella persona non, cioè, si dimentica pure che ha fatto l'amore con un'altra, capito che ti voglio dire? Non c'ha più quel pensiero, quel chiodo fisso, dici mi sono innamorato, ma richiede l'amore. Si può togliere quel sistema là, energeticamente, perché si vedono tante coppie che si separano perché un uomo o la donna piglia, se ne va fuori di testa per una donna o per un uomo. Quelle infatuazioni là si possono togliere, basta che la donna vuole o l'uomo. Perché? Che succede? Se io, se uno fa l'amore con una donna, in base all'età e ai cambi energetici, la donna perde energia, perde equilibrio. Fare questi tagli dei filamenti energetici fra un uomo e una donna, la donna non perde più energia.
cioè i pensieri non ce li hai. Io per esempio non faccio l'amore solamente con mia moglie, perché io non ho sensi di colpa, perché io amo mia moglie e allora lei vive di un modo diverso da me e io rispetto il suo modo di vivere. Però chi vuole essere libero e fa l'amore da una e dall'altra e dopo si legano, ci hanno marito o moglie, non va bene, perché i sensi di colpa dentro ti distruggono. E dico un'altra cosa importante. Se io sto vicino a lei, il mio nucleo energetico sta a contatto con lei. Se io rientro a casa che ho fatto una cosa non buona energeticamente, o con una donna o con un uomo, quando rientro a casa, mia moglie sta in sofferenza. Pure se lei, se io non gli dico niente, capisci? Non lo percepisci a livello dell'io dentro. Mm-hmm. Si dice. E lei va in sofferenza, gli fa male la testa, si fa male quello. È dovuto a questo sistema qua. Però tante persone non credono a quello che sto dicendo, ma è così. Altre domande? Si può lavorare sui sensi di colpa? Sì. Si possono sciogliere. È possibile? Sì. Ma ritornano, no? No. Se sono molto radicati. No, perché i nostri sensi di colpa delle volte ti condizionano la vita nel quotidiano. Va bene, ma quando questo senso di colpa in qualche maniera accadono degli avvenimenti che te lo fa palesare di nuovo. Esatto, allora... Come fai? Cioè dovresti tutte le volte? No. Si entra dove, diciamo, la parte dell'intestino. Si entra là e si vanno a pulire dei canali energetici. Quell'energia fluisce diversamente, non ti dà problemi. Ora ti spiego una cosa. Metti le gambe così per favore. Come ti chiami? Milvia. Eccoci qua, Milvia. Io ho fatto una cosa. Se lei mette le mani qua sopra, Milvia, più in alto, senti quanto fresco che c'è. Sì, è vero. Sta uscendo energia. Non so. Perché? Oh, scusa. Sta uscendo energia? Sì, pesante. No, io ho un senso di colpa, sì. Non voglio sapere niente. Io non chiedo mai niente alle persone, sensi o non senso di colpa. Perché non voglio sapere niente. No, sento una cosa dietro la schiena. È quello che ti ho fatto. Che? Non lo so, sento una cosa. Se mettete le mani qua sopra, sentite l'energia. È una pulizia energetica. Con questi trattamenti, con questo sistema, tutti possono farlo. Come lo faccio io? Lo può fare pure lei? Perché questa scuola è importante? Perché oltre che cresci energeticamente, ma te puoi fare trattamenti tutti i giorni, questo flusso energetico è importante. Ti pulisci tutti i giorni dentro. Tutto questo è come un mobile. Quando lo pulisci, più lo pulisci, più diventa pulito. Togli tutta la polvere. Noi prendiamo tutta questa polvere tutti i giorni. Senti le spalle come tirano un po'. No, sì, sentivo le spalle prima. Ora un po' di... Prima di più. Più leggerezza. Non lo so, ho sentito come... Cioè, anche ora, sì, dietro le spalle. Non lo so che cosa... Sì. Se tu vedi un attimo i piedi incrociati, vi faccio un altro trattamento a tutti, se volete. Ma dicevi questa scuola, che significa? Allora, io ho fatto un sistema, questa scuola energetica, che possono partecipare tutti, sono 7-8 lezioni, si aprono tutti i canali energetici alle persone, possono operare sugli altri o su se stessi. Che cosa fa questo sistema? Queste procedure, non è fatta una procedura e hai
la forza di fare quel tipo di lavoro. Una procedura che io vi do, ci vogliono 21 giorni prima che il corpo diventa tua quella procedura, lavorare tutti i giorni. Dopo ci si rivede la prossima, dopo un mese, un'altra lezione e un altro tipo di procedura. Dopo io vi apro dei canali energetici e voi continuate a lavorare tutti i giorni, 10, un quarto d'ora al giorno. Se non avete tempo, 10 minuti al giorno o 20 minuti al giorno, non dovete fare la scuola. Se fate 20 minuti al giorno di energia, o un quarto d'ora al giorno, il vostro flusso energetico si alza. Questo canale energetico che l'ho toccato un pochettino, questa energia che viene fuori dalla testa, è tutta pesantezza che hai dentro. Più si toglie questa pesantezza, e più una persona sta bene. Ciao. Hai detto che l'avresti fatto. Ah, adesso noi vi faccio un trattamento. Adesso vi voglio togliere a tutti voi un po' di pesantezza energetica. Però se venite domani, ognuno di voi ci dedica una mezz'oretta di tempo. Che ora dice? E poi vediamo un po'. Mia figlia prenderà gli appuntamenti di ora. 10:15. Le dice. E io vi fate un'offerta. Allora. Facciamo una cosa, aprite le mani, tu puoi togliere gli occhiali. Sì. Gli occhiali. Ecco qua. Perfetto. Voi percepite? Esce energia, vi state liberando un po' di pesantezza. Percepite un po' di leggerezza su tutto il vostro corpo. Io continuo a parlare un po', va bene? Si può entrare con la facilità dentro gli organi, mandare energia su tutti gli organi. Tanta leggerezza sulle spalle. Così così. Vabbè, ma è poco questo. Sto giocando adesso. Un conto è stare vicino a una persona così. È un conto così, siete tanti, io ho tutti i chakra aperti. Qual è la percezione dei chakra aperti? Come allora, fai? Chakra... Cosa avverti quando li hai aperti rispetto a chi li ha chiusi? Esatto. Allora, se io ho tutti i chakra aperti, posso percepire il campo energetico di qualsiasi persona. Delle volte le persone... le vibrazioni ti danno un senso di o ti puoi accostare a questa persona come una cosa che ti respinge. I chakra fanno questo lavoro qua. Dopo, quello che tante persone parlano di chakra non sanno come funzionano e come sono collegati i nostri chakra. I nostri chakra sono collegati col cordone, con la colonna vertebrale. C'è tanta energia che passa. Puoi togliere le mani così, mi dispiace. Ci sta ancora finita tanta energia addosso. Sì. Sì, se stai così... No, è meglio. Se stai così, questo trattamento funziona tantissimo. E i chakra come sono fatti? È presente un girasole. C'è un filamento dietro a sto chakra che va a finire dentro la colonna. E l'altro dietro la schiena fa la stessa cosa. Sono collegati dentro la colonna vertebrale. Là sul punto 8 c'è un flusso energetico molto elevato. Se diciamo quelli che trovano l'acqua o il sottosuolo così, però noi possiamo andare a stimolare quei
punto 8, con la facilità, abbiamo fermicolio sull'osso sacro. Questa energia che passa là dentro manda queste forze ai chakra. Io che faccio? Vado ad aprire questi chakra, questi punti di percezione. La persona si sente sul torace come un venticello e sente un senso di espansione e tira perfettamente questa cosa e funziona. I chakra come sono fatti? Allora, io li ho visti che funzionano così, altri parlano diversamente da me. Io ho visto che è come una bella luce che ha dei filamenti energetici. Più è forte il tuo intento e la tua forza energetica, più quei filamenti possono entrare dentro la persona. Energeticamente è così. È come l'aurea che si vede. Io ho una macchinetta per vedere l'aurea. Che fa quella macchinetta? Ti vede quella parte del colore che ti sale. Sono i chakra. In base all'emozione che stai vivendo a quel momento, cambia il colore. Però non ti dà la forza energetica di come è aperto il chakra, è un altro strumento. E là, sull'osso sacro, passa tantissima energia. Un esempio così, adesso è un trattamento particolare, come una cosa che vi succhia fuori energia. E io percepisco tanta energia addosso a voi, forse la cosa è uguale per voi. Se io vi faccio un trattamento adesso, così come state messi, vado sull'osso sacro vostro, sul punto 8, ecco qua, potete percepire energia sull'osso sacro, fermicolio sull'osso sacro. Là c'è un punto importante pure dell'umore, sull'osso sacro, oltre che passa energia dei chakra che sono collegati a questi filamenti, ma passa tanta energia che va a stimolare un dolore. I chakra sono così, per me sono così, dopo altre persone la cosa la vedono diversamente da me, però io questa cosa non l'ho vista col terzo occhio, non l'ho percepita col terzo occhio, io l'ho vista diversamente. Che sono due cose diverse. Io rispetto pure altre persone che hanno delle vedute diverse dalle mie. Io è la prima volta che parlo così pubblicamente di questa cosa. Io ho visto due aure, ho fatto Paranil tantissimi anni fa. Sono l'unica che le ha viste, due aure diverse, però una che lei vede e che dice che una in particolare corrisponde, come l'ho vista io, a molti che la vedono nello stesso. Sì. Con gli occhi chiusi, l'ho vista. Sì. Dopo una preparazione di 3 giorni. Sì, sì, credo. Con gli occhi chiusi, sì. Non con gli occhi aperti. No, vabbè. Lei invece li vede con gli occhi aperti. Allora, no, vedeva con gli occhi aperti. Con gli occhi aperti, però se, la mia, se sono allineate le pari consapevolezze, perché la seconda consapevolezza dietro la testa a 50 centimetri, che tante persone pensano che sia un chakra, ma non è un chakra. Quello là ha una forza che se si allinea con tutti i chakra, tutte le consapevolezze, le 4 consapevolezze, è un'energia fortissima addosso. Delle volte faccio trattamenti su quel tipo di consapevolezza e ti spiego dopo. Se entro su quel tipo di consapevolezza e ti faccio scendere dei colori addosso, quei colori là possono avere una guarigione energetica, sia dopo il verde, su quel tipo di intento della seconda consapevolezza, faccio scendere il verde, hai un benessere fisico. Cioè ogni colore ha delle sue valenze. Infatti Panilli curava con i colori, al sì. Secondo livello mi sembra, o al terzo. Chakra. Ah, ogni chakra ha sì, il suo colore. Benissimo, sì sì è vero, ogni chakra c'ha il suo colore e c'ha la sua funzione. Però
quello che comanda tutto il sistema sono le consapevolezze energetiche, ne ce ne abbiamo quattro. E se si allineano tutte e quattro quelle consapevolezze, il nostro cervello si ferma un attimo di pensare alle stupidaggini. E tutto il mondo che ti sta intorno, puoi vedere il mondo con altri tipi di sfaccettature diverse. Puoi vedere cose che a occhio così non riuscirai mai a vedere. È una consapevolezza molto elevata, è come che esci fuori dal corpo, che un'altra persona ti veda, ti sdoppi. Ma qua ci vuole un'energia molto forte. Io una notte, prima che mi addormentavo, stavo a casa così, mi sono alzato dal letto, me stavo a letto però, sono uscito fuori dal corpo, mi sono visto. Viaggio astrale. Esatto. Si possono fare. Bisogna avere un'energia, una consapevolezza molto elevata. Che è quindi la parte animica che si sì. Stacca? Sì. Si può fare. Quali sono queste quattro consapevolezze? Allora, ci abbiamo quella del... Io i nomi non me li ricordo quando li ho visti. Però ci abbiamo questa sopra la testa, questa dalla parte davanti qua, un'altra verso più giù, e un'altra sotto qua la pancia. Ci abbiamo quattro centri di consapevolezza. Quelle sono tutte importanti, ognuno di loro ha la sua valenza. E la vibrazione, quella più ognuno pure ottima, è quella della pancia, perché quella della pancia, quando vibra quella della pancia, le cose sì, quelle potente. Che la pancia ci aiuti è in dubbio, credo di essermi salvato ascoltando la pancia. Ci credo. Ma perché si considera il primo cervello anziché il secondo, quindi la pancia, l'intestino? Perché si considera ora come ora, prima non pensavano fosse un organo secondario, invece... nervo vago. Perché il nervo vago, se no si chiama vago apposta. Perché serve? C'è un motivo perché serve. Certo. Per esempio, io delle volte vado sul mio nervo vago quando sono ho problemi di stomaco, che mi fa male lo stomaco, sto depresso, sto compresso energeticamente perché i trattamenti ne faccio tanti. E allora vado sul nervo vago. Io il nervo vago mi uccide, perché ogni volta che c'è qualcosa, perché bisogna che stia attento a non svenire io. Esatto, perché ti dà questo quando vai sul nervo vago, che se hai una bronchite o qualche cosa e entri sul nervo vago, la persona suda tanto, manda tanto sudore, suda. Attenta, la bronchite si toglie, ma ti devi stare attento che tu collassi, A me è successo un paio di volte, due o tre persone, però dopo stavano bene. Una volta mia moglie, c'aveva persone a casa, adesso doveva mangiare la sera, una decina di persone, c'aveva un mal di schiena tremente. Mi fa, a me mi devi togliere il mal di schiena. Mentre lo posso togliere il mal di schiena, se ti tolgo il mal di schiena subito, ti collassi per terra. Lei non credeva a quello che stavo dicendo io. Le ho fatto il trattamento, le ho tolto il mal di schiena, ma l'ho ritrovata per terra. Abbiamo accompagnato dentro. E questo perché? Perché il nervo vago controlla tutto questo sistema. Certo. E va tantissima energia e si scioglie tutto velocemente. Cioè reagisce troppo. Sì, è pazzesco. Cioè supera... Non me lo fa con le iniezioni, di qualsiasi iniezione si tratti. Anche un prick test sì. Allergico. Sì, vedete? No. Vengo. Ma anche dopo 10 minuti, quindi non è che ci pensi. Ma perché deve fare l'iniezione? Non è perché ho l'impressione del sangue o di altre però cose. Però no? Non hai l'impressione, però hai quella paura forse che ti porta. È inconscia però, perché una volta addirittura sono tutto ciò che riguarda la parte interna, no? Una volta sono svenuto totalmente, non sto a raccontarla, che ci vorrebbe una mezz'ora solo a raccontarmi, ma è talmente buffa che è quasi una barzelletta. Che una visita oculistica mi non riusciva a vedere, perché io sono un po' fotofobico, quindi chiudo le palpebre, perché avevo una macchia nell'occhio, quindi dall'oculista, e mi non vedendo bene mi mise la lente a contatto con il macchinario, termine 10 secondi ero già in terra. Quindi non è solo l'iniezione, tutto ciò che tocca la parte interna. Io non riesco a mettere la lente a contatto. Perché vai in estrema difesa.
per allerta e quindi impedisci, è come una crisi di rigetto, no? È un rigetto, sì, sì. È come la soglia del dolore. Ma ci si può lavorare. Sì, che ho fatto quasi un'esperienza di premorte, perché mi sono visto a un certo punto, mi sveglio e trovo l'oculista. Un oculista, in quel momento non pensavo fosse un oculista, un uomo vestito di bianco che mi sventolava io in terra, oh, tre luci aperte. Scusa, in questo caso è un intento negativo, cioè comunque un intento. Per esempio, è una paura, però, no? È una forte paura. È una forte paura, bisogna vedere gli anelli energetici come, perché succede quello. Bisognerebbe entrare, come quelli che hanno l'allergia, la stessa cosa. Sono degli anelli energetici che creano quel problema. Allora, se uno ha un'allergia, per esempio, alla paritaria, allora fai dei trattamenti, la persona si gonfia la pancia, sente dei palloncini dentro la pancia. Se so più allergie, si gonfia la pancia, due o tre palloncini sempre dentro. E quando esplodono questi palloncini, perché mandandoci energia quei palloncini scoppiano, la persona ha tanti brividi addosso, freddo. Finisce l'allergia? Cioè non è più allergica. Quindi sono paure? Non lo so. Non lo so, perché le vite che facciamo noi ne facciamo tante. Io ne ho rivissute una settantina, che è l'autoipnosi. Delle tue vite passate? Perché noi siamo anime antiche. Cioè ti sei fatto mettere in ipnosi? Io. Autoipnosizzato? Sì. È difficile, però l'ho fatto. Noi le facciamo questo, abbiamo... con altre persone, abbiamo fatto delle esperienze con il test kinesiologico per trovare le eventuali cose di precedenza. Anche con Francesco Oliviero ci ha fatto dei corsi su questo. In effetti poi sono tornate le solite vite di mia moglie con altri operatori. Sì, perché noi dopo la solita che corrispondono esattamente. Perché noi ritorniamo, quando moriamo, ritorniamo in questa dimensione per capire cos'è l'amore. Cos'è l'amore incondizionato, cos'è l'odio, cos'è la rabbia, cos'è la ricchezza, cos'è la povertà. Io ho provato sulla mia pelle l'amore incondizionato. Allora, è pazzesco, signori. È quello che Dante chiama l'amore che muove il sole e l'altra. Ma io l'ho provato. L'ho provato quando è morta mia madre. Io quando è morta mia madre stavo in ospedale e io non volevo vederla morire. Sono uscito fuori. Il signore stava là vicino, suonava il campanello. Io stavo fuori, mi sono sentito un benessere pazzesco addosso. Mai provato un amore così dentro di me. Puoi fare qualsiasi trattamento, quello è il numero uno. È stata una cosa bellissima. Però queste cose qua ci sono. Noi facciamo tante vite e delle volte facciamo delle morte brutte e ci serve pure quello. Tante persone, gli muore un figlio, gli muore la moglie, gli muore quello, si disperano. Non bisogna farlo questo, perché quel signore che se ne va, che ci lascia, ci deve dare, è dato un segnale a noi. Se noi apriamo il nostro cuore a quell'evento, noi abbiamo l'amore dentro, tanto ce l'abbiamo, ragazzi, e siamo felici. Perché non possiamo decidere per gli altri tenerli vicini, pure quando si muore una persona, che noi vogliamo che una persona sta sempre vicino a noi. Non lo fate questo, è sbagliato, perché mettete compressione a voi stessi. Quella persona non se ne va, sta ferma là, vi viene, sta spesso vicino a voi, vi mette compressione, i pensieri aumentano, i dolori addosso sono tanti, bisogna lasciarli liberi, morti. Importante. Non bisogna trattenere. No. Perché devono fare il loro percorso. Ognuno ha il suo percorso. Sì, però tante persone, perché gli muore un figlio, gli muore quello. Io una volta... Sono figli difficili, Ma lo so, molti vogliono posso raccontare qualche altra cosa? Certamente, stiamo ascoltando. E questa è una cosa... Un giorno stavo... Una signora, gli ho fatto un trattamento, veniva a casa, questa non la conoscevo, sì o no, questa... Viene a casa a farsi i trattamenti perché ci aveva un problema alla schiena. Ti faccio questi trattamenti, questa schiena. Passava e veniva. Un giorno, facendoci questo trattamento, vedo vicino a lei un'ombra. Era il figlio
mi dice il figlio a me, di a mamma che non viene più al cimitero. Ma gli dico, io con la mente gli dico, ma che stai dicendo? Gli dico, questa tua madre, questa non crede a niente, ma che stai a dire? Mi devi dare un segnale per questa cosa. Allora metto, io quando ero bambino lei mi chiamava così, questo diminutivo, e gli devi dire, e io c'avevo un anello e sta dentro tale punto a casa, gli devi dire che a me mi piacevano le camicie bianche con colletto basso, gli devi dire a mia madre che non viene al cimitero perché mi sta dando fastidio, mi devi lasciare stare. Cioè di non venire al cimitero? Non devo io andare al cimitero. E allora gli dico io... Era un modo per trattenere andare al cimitero. Sì. E allora gli dico a lei, ma questo tuo figlio, Valentino, come quando era piccolo, ma lo chiamavi così? Lei fa, sì, sì, lo chiamavo così. Tu come fai a sapere? No, dico, non ti preoccupare. Ma quell'anello così, ma l'hai ritrovato? Farei, no, non riesco a ritrovare. Poi vai a casa... E gli ho descritto dove stava quell'anello. Ma là lo trovi, là l'anello. Tuo figlio metteva una camicia bianca spesso, gli piace. Sì, sì, è tutta contenta. Gli faccio io. Stai a sentire qualcosa sul viso? Sì, fresco. Fa. Ecco, tuo figlio ti sta a carezzare. Ha detto che al cimitero non ci devi andare più tutti i giorni. Che rotto. Questa si alza come una matta. Se ne va, ma di corso. Sbatte la porta e se ne va, dico io, cazzo, l'ho combinato. Dopo la mezz'oretta viene a casa, porta tutta questa roba del figlio, aveva ritrovato l'anello, aveva visto tutto, e la vita sua è cambiata da quel giorno, se n'è andata a ballare, ci va una volta ogni tanto al cimitero, e lei quando mi vede mi bacia, dice grazie Loreto, so che mio figlio sta bene. Si chiama dipendenza affettiva. Potrei raccontare tante storie di queste. Ma... Secondo te, questo fatto delle vite precedenti, no? Queste vite si susseguono, però c'è la visione oggi, almeno secondo nuove visioni, che la storia sono la vita, tutto questo non sia lineare ma puntiforme, no? Sì. Che tutto avvenga contemporaneamente, cioè che si tratti soltanto di dimensioni. Che separano uno dall'altro e che quindi non ci sia un passato lontano, un futuro lontano e un presente attuale, ma che sia tutto nello solito momento. Sì, è vero. Lo consideri una cosa che senti oppure hai una visione diversa? No, questo è vero. Noi viviamo dentro tante dimensioni. Contemporaneamente. Sì. Noi, per esempio, la fisica quantistica si è avvicinata molto spazio-tempo, però noi viviamo dentro tante dimensioni, uno vicino all'altro, dentro. Io non sono andato dentro un'altra dimensione, però ho conosciuto quello che mi ha insegnato a me e ho visto 3-4 dimensioni. Lui mi ha detto la migliore è questa nostra. Quindi andiamo bene. La migliore è questa, è questa nostra. Ma, perché siamo in un corpo fisico, ma... No, lo so, ma non ha pure... Ma nelle altre dimensioni? Non lo so. Io non ci sono andato, non lo so, però lui mi parlava che per lui la mia dimensione migliore era questa qua. Invece ci sono pensieri esattamente all'opposto, che dicono noi siamo costretti in un corpo fisico e quindi siamo limitati, no? A fare un'esperienza materiale densa, invece nelle altre dimensioni di pianeti molto più evoluti a livello energetico e di anima è tutto esatto. Bello. Però io parlo di queste dimensioni che stiamo noi qua, ci sono altre dimensioni vicino a noi. Dentro di noi. Certo, questo sì, noi non siamo soli. No, ma non esiste tutto, esistono i Deva, esistono i folletti, è un mondo pazzesco. Io li ho visti. Guarda, ti dico, mia suocera, è pazzesco. Prima di morire, aveva un'ischemia un anno prima di morire, un anno proprio, un'ischemia cerebrale e... Per fortuna poi sopravvisse a questa cosa, però lì per lì, i primi giorni, andò fuori di bussola, no? Non camminava manco più. Poi grazie a un amico che fa anche naturopata e via dicendo, ci ha aiutato con quello, e tornata, diciamo, alla virgolette, alla normalità, ma 86 anni. Però tutti i giorni lei vedeva degli esseri in giardino, a testa in giù, sopra la televisione, della cosa. Quindi delle visioni che per lei sembrava fosse che sembrava fuori di testa, no?
invece era completamente in sé, lei vedeva queste cose in sì, più rispetto no, a quello che non si vedevano noi. È vero, io ho visto i folletti, ho visto i Deva, esistono, e ho visto tante belle cose con gli occhi aperti, queste cose esistono. La famosa chiaroveggenza, chiarudenza. Sì, però esistono queste cose. Certo, esistono e a me i folletti delle volte mi fanno dei scherzetti. Sono cattivi, a me mi nascondono le cose in casa. Io chi lo dico? Ti voglio fare un'altra domanda, poi siamo via verso la conclusione, se non vi tengo tutta la sera. Abbiamo pubblicato noi da un anno due libri, uno dedicato tutti e due agli algoritmi di Elia Tropeano, che è vicino a te, sì. Esernia, insomma, se lo conosci Elia Tropeano. Sì, io ne ho sentito parlare. Fece qui una, vi racconto la mia piccola esperienza, e poi ho avuto l'imprinting su tanti, ma per capire poi per allacciarmi a quello che dici te. L'anno scorso ebbi una caduta di bicicletta io, perché uno mi ha preso lo sportello e caddi da una parte laterale, con il piumino, era marzo, quindi non ebbi conseguenze, andavo pianissimo, sarò andato a 10 all'ora. Però dopo una quindicina di giorni, metà marzo, mi c'è un dolore a questo braccio, qui, fino a qua giù, e mi è durato per 2 mesi e mezzo. Nel frattempo stavamo pubblicando questo primo libro sugli algoritmi, che io lì per lì non ho capito di cosa si trattasse, lo dico chiaramente, si parlava di fasi, 6 fasi, 4 fasi, 5 fasi, super algoritmi, te lo spiego col senno di poi, che poi ho capito essere dei comandi che noi diamo alla nostra la parte suprema del cervello, no? Unendo la parte destra e sinistra degli emisferi cerebrali. Però, per fartela breve, a questa presentazione arrivò questo personaggio, un personaggio che parla come Massimo Troisi, ti capisco benissimo, lui non capisco per niente. Grazie. Ti capisco benissimo, perché parla italiano, lui, vabbè, in questa cosa non lo capisco, io lo capisco mezza parola sì e mezza no. Elia. Sì, lo ricordi l'altro giorno, no? E mi fa, alla fine della presentazione, vieni, e non mi fa fare brutta figura, si è abbattuta, mi disse, vieni qua, ma venga a fa cosa, da fronte alla gente. Allora mi disse, ti metti così davanti, tieni il braccio che ti fa male giù, a proposito, un background, feci un mese e mezzo dopo la caduta la risonanza magnetica, 3 ernie cervicali, dovuta a una fibrosi posturale che l'incidente, tra virgolette, mi fece manifestare il sintomo, ma erano anni, probabilmente c'erano queste cose. Allora dovevo fare la TECAR, ho fatto un sacco di fisioterapia, di queste cose. Era il 29 maggio, quindi passato 2 mesi e mezzo. E io questo braccio mi dolorava, no? Dovevo stare seduto in una certa maniera, il braccio sulla testa. E mi fa, dice, metti il braccio così e muovi una delle dita involontariamente. Io dico, ma che vuol dire involontariamente? E alla fine sto dito, poi, mentre io poi mi distraevo un attimo, sto dito mi si mosse involontariamente. E allora mi disse, muovi la mano ora involontariamente, finalmente fino al viso, perché questo è un comando che ti do io al cervello, perché tu non lo sai, ma mi ha detto un comando alla parte suprema del cervello, dicendo che doveva guarire in pochi minuti il mio problema. Arrivai, dopo 2 minuti sono un anno, tra poco un anno, che non ho più niente. Ma ti spiego questo perché volevo sapere appunto un tuo parere. Parte dopo questo abbiamo fatto altri 2 incontri, è successo che gente in carrozzina si è alzata, gente con le stampelle si è andata via senza, gente con mal di testa è scomparso, insomma, più o meno, ora non è il trattamento di cite, però è sempre un agire che fa se stesso. Infatti gli dissi, Elia, ma allora a questo punto, scusa, fai... Io dice, no, io no, io non faccio nulla, sei te che ti sei guarito. Io non ti devo chiedere i soldi, ma ha detto, io non ti devo chiedere niente, perché ti sei guarito da solo, io ti ho solo aiutato. E allora, volevo capire se quello che fai te è una cosa similare, nel senso, a parte il tuo più energetico, questa è una cosa forse un pochino più riguardante le vibrazioni cerebrali, sulla programmazione neurolinguistica, così, però se comunque c'è un tradunion fra le due cose. C'è un'unione, ti spiego. Noi abbiamo la parte destra e sinistra del nostro cervello. Dalla parte destra c'è la nostra anima. Che è la parte creativa. Creativa. C'è e là si può entrare con una facilità energetica. Si entra là dentro, a questa parte del cervello, con delle procedure,
ci si manda energia, si va a riarmonizzare quella parte e la persona ha un benessere fisico notevole. Però se quel sistema arriva dalla pancia, da quegli anelli, significa che quella persona deve stare in quelle condizioni, perché l'ha scelto lui. E là non puoi cambiare niente. Sicuramente questo evento che ti è successo a te lo volevi distruggere. La guarigione l'hai fatta quella parte, della parte del cervello. E allora è stato più facile. Perché lo volevo. Perché lo volevi. Però quella parte lì ci sta la nostra anima dentro. Invece che non lo vuole. Non puoi fare niente, perché noi delle volte delle cose non vogliamo cambiare la nostra vita. Che sembra possibile, ma non è così. Vero. È come quelli che... Chi prende l'ictus? Quando si chiudono questi punti di percezione? Si chiudono questi punti di percezione e la persona prende l'ictus. Se prende l'ictus alla parte, diciamo, più spirituale, energetica, quello non si rimuove più. È difficile che riprenda quei movimenti che aveva prima. Puoi fare tanti trattamenti, tante terapie, perché là l'hai voluto quella parte del sistema. Capisci? Ma la ghiandola pineale non c'entra? No, quella è un'altra cosa. La ghiandola pineale, dopo, se vuoi, ti spiego come funziona. Ci verrebbe un'altra nottata. Domani mattina. Devo parlare con la... che devo fare? No, non lo so. No, no, certo. Posso parlare? Come no? Certo. Lui lascia così. Questa ghiandola energeticamente è molto importante, perché a livello fisico regola tutte le nostre ghiandole. Alle donne regola tutto il sistema. Se uno va a stimolare quel tipo di ghiandola, la donna si sente il seno più sollevato, più vibrazione alla parte intima e più voglia di vivere. Perché quella parte là energetica, se uno gli manda energia con l'intento, ha tutti i movimenti addosso. Quella ghiandola è importante. Ecco, ma stare bene. È molto importante il benessere fisico, in qualche maniera si ricollega al nostro, cioè si ricollega a tutto il corpo, penso. Io ho questa sensazione. Allora, io sono sempre stata bene in vita mia, sono sempre stata una che mi alzavo con la gioia di vivere, con... Poi è successa una cosa, è che piano piano si scende, ma sono pure i sogni che fanno questo giochetto. No, un avvenimento. Ma pure questo, i traumi, quelle cose possono cambiare il nostro percorso. Però... Sì, ma dopo una vita, io ho un'età, dopo 60 anni di vita. Ma se non togli quel trauma dentro, quel sistema dentro, te lo porti sempre. Bisogna sciogliere quel problema che ti ha causato tutto questo. Quello è sicuro. Una volta sciolto quel problema là, la persona ha un benessere. Ritornando un attimo alla testa, io ho sperimentato su me stesso queste cose e funzionano, perché senti proprio quella parte più spirituale che abbiamo dentro, che sta là, perché il nostro io sta dentro di noi e funziona. Mi piace questa domanda. E per ritornare alla ghiandola pineale, mi raccomando, non usate dentifrici al fluoro, perché fanno malissimo. E bloccano. E bloccano. Non lo sapevo questo. Sì, ma come? Li hanno sempre utilizzati? No, veramente. Hitler, lo so perfettamente. Allora, se per quello il fluoro pare che a inizio pandemia nell'acquedotto di Firenze sia stato messo. Se per questo... Certo, lo facciano gli inglesi, lo sapevo. Quello è evidente, certo. Perché ti blocca proprio il contatto. Fluoro sì, così come non usare, per dire, la moca in alluminio.
solo la moca, tutte le cose. Tutto l'alluminio, la moca, prendersi un caffè con la moca. Io mi faccio l'orto perché mi piace mangiare roba senza trattare, quello che viene mi mangio. Senti, come vogliamo fare per domani? Allora, volete un po' di trattamenti miei? Se vi piacciono, se no... Se mia figlia prende i nomi delle persone che domani fa mezz'ora a testa, 20 minuti, quello che volete. Si fa un rodaggio. Un rodaggio domani, va bene. Grazie dell'occasione, di questa opportunità che mi hai dato stasera a parlare di queste cose, perché è bello parlare delle energie. Io vivo solo per questo. Ecco, te la domanda esce, stavo pensando. Che collegamento c'è con la radiestesia? Qui vengono fatti corsi a ripetizione, io ne ho fatto uno primo livello, cioè vedere un pendolino che comincia ad andare, io queste cose le leggevo fin dall'età di 14 anni, e uno non credo so che poi vedere con una fotografia, fare delle cose, prendere una ragazza e arrivare a dirgli guarda hai bisogno di fiori di Bach, così, così, eccetera. Ti dico la verità? Non ci credo. Non ci credo per un motivo solo. Perché noi, allora, quando una persona, oppure se fa fare le carte, o il pendolino, o quello, quell'altro, in parte viene manipolato quel suo pensiero. Allora, se io faccio un trattamento a una persona, non gli vado a chiedere niente. Perché se gli vado a chiedere qualcosa, forse hai questo problema perché è dovuto, hai litigato con tuo marito, o perché hai questo trauma, perché hai avuto questo problema a casa, io vado a condizionare quella persona. Questo è col pendolino così. Va solo a condizionare pure le persone che si vanno a far fare le carte. È la stessa cosa. Perché gli si va a far fare le carte? Gli serve che loro... viene detto quello che vogliono loro. Sono d'accordo. Sulle carte sono d'accordo. Ma pure col pendolino io ci credo poco, perché su questa cosa qua... Non funziona per l'ambito geopatico. Sì, per sì, però non puoi vedere a livello energetico. Ma ad esempio, localizzano l'acqua. Trova l'acqua al punto 8 che ti fa trovare l'acqua. Allora io per esempio trovo l'acqua con gli occhiali, perché ho aperto il punto 8 che parlavo prima. Ecco. Metti l'occhiale, quel gira così. Però ti posso sapere i metri, però c'è un punto che bisogna pure dire. In base pure al terreno che c'è sotto, può succedere pure che sbaglio pure io, perché quel terreno là mi falsa tutto il sistema. Questo è importante, in base pure al terreno che c'è. Però quello del pendolino così, non lo so, lascia il tempo che trovo. Mentre se dici l'energia, tutto quello che ci ha parlato, questo chiaramente è sicuro. Ma io queste cose qua, io sono sicuro di quello che sto dicendo, certo, perché ho sperimentato tutti questi anni. E allora sono consapevole di quello che sto dicendo. Chiaro, chiaro. Cioè io non voglio vendere il frottolo a nessuno, perché mi darebbe fastidio a me per come vivo io. Io credo a questa cosa qua, ci ho creduto dal primo giorno che è successo, a 13 anni, me lo sono reso conto dopo. Però io, le cose bisogna viverle. Cioè, se senti l'energia di lei che va fuori, quella sua, che si muove, qualche cosa c'è, il punto d'assemblaggio si muove. Perché tu hai questa esperienza qui e sei preparato per fare questo. Gli altri, cioè, hanno un tipo di esperienza, hanno altre esperienze, hanno altri modi di lettura, esatto, che magari io non conosco e te non conosciamo, non ti posso... loro sono altrettanto validi. Però c'è un punto molto importante che io voglio dire. Il condizionamento. Il condizionamento. Cioè, se uno si fa fare le carte... Sì, sì. Quello sono si capisce bene. Quelli del pendolino così, cioè io non lo so, non sono ignorante su questa cosa. Cioè, mi prendi proprio fuori poco. Le carte comunque le alzi te, le smisti te e le prendi te. Quello che le legge quello che tu hai tirato. Sì. Su, non è che lui fa cioè lui, lei, sei te che apri la carta, tiri sulla carta, quindi lui fa l'interpretazione secondo la sua preparazione di quello che te hai messo lì. Per cui secondo me, io non è che voglia dire c'è uno meglio, uno peggio, no, sono strumenti diversi di lettura, poi magari
io anch'io sono pranoterapeuta e uso l'energia in un determinato modo, la uso in un altro, quindi c'è stato anche questo scambio stasera. Altre persone, chi fa appunto radiestesia usa il pendolino, il cartomante usa la cabala, non lo so, insomma, i tarocchi, quello che io che ho studiato, l'albero della vita. Cioè, no, esistono tutte queste qua, sono tutte cose corrette, basta che si entra dentro l'anima di una persona. Ecco, è importante. Poi ci sono tanti che usano l'energia in maniera sbagliata e negativa, così come c'è la cartomante che magari ti ci fa tornare 10 volte per pigliare i soldi. Ecco, cioè, abbiamo toccato un punto molto importante e voglio essere chiaro su una cosa. Ci sono tre tipi di energia che non ho detto prima. Io lo so bene. Esatto. Ci sono tre tipi di energia, c'è la bianca, c'è la rossa e c'è la nera. Ecco, ma a proposito... Allora, io queste energie qua le conosco tutte e tre, però vi dico solo una cosa, l'esperienza che ho dopo 20 anni, pure di più, da quando mi occupo di energia... Bisogna non condizionare le persone, perché condizionare le persone significa usare l'energia scura e quella persona la vai a condizionare per tutta la vita. Esatto. E questo non va bene. Io preferisco lasciare libere le persone, perché dopo la vita è nel boomerang. Dobbiamo aiutare le persone. Noi dobbiamo aiutare e non condizionare le persone. Chi fa queste cose qua, io non le ammazzerei, onestamente. Noi siamo solo canali. Bravissimo. Siamo canali. Chi usa l'energia in maniera poco seria, e poi gli ritorna, ritorna un boomerang. Speriamo. No, ma non fa condizionare. Sembrerebbe. Legge del sembrerebbe. Preferisci non parlarne? Di quelle cose, dell'energia brutta? Ma ne posso rossa, pure parlare, però non lo so, cioè io so che no, io infatti ho preferito non dire niente, nonostante quella rossa sono venuta a conoscenza, un'energia di più che altro, però di raccontarlo, se uno non è pronto, può essere anche molto implicante. Io è meglio non dire, è meglio non entrare energia no, perché io bianca e nera c'ero, ma la rossa dove la mettiamo? La mettiamo che è un'energia molto particolare, che pure ti devi stare attenta come la dopi. La rabbia? Ma diciamo queste qua la adoprano più quelli sciamanici che fanno delle cose particolari a livello energetico. Io, ma alcuni sono guaritori. Si può stare di tutto. Ma le fatture? Può essere pure. Cioè io per esempio adopro l'energia pulita. Energetica, anch'io, è quella bianca, luce, è quella della luce. E come fai a essere sicuro che vuoi dire quella bianca? Certo, come fai a avere la certezza di questa cosa? Quando si fanno dei trattamenti, si possono vedere se le persone hanno dei legamenti energetici dentro i loro canali e intorno. Perché se uno ha dei legamenti energetici, allora significa che è stato manipolato il suo campo energetico e condizionato. Là si possono sciogliere queste cose. E la persona... lo percepisci o lo vedi come? Lo percepisci o lo... Allora, quando ti vado a fare un trattamento, percepisco col terzo occhio che potresti avere dei legamenti energetici di questi filamenti legati, là si possono sciogliere e la persona ha un benessere e si toglie quel condizionamento che ha. Però queste cose qua esistono. Chi fa per esempio queste cose brutte ci stanno davanti, cioè, tanti matti ci stanno. E anzi, poi le persone più deboli con le vibrazioni più basse sono quelle che attirano di più. Esatto. Queste